Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con Fantasy Maidens Odd Hideout. Allora, nello scorso episodio il padre di Bear ha scoperto tutto quanto, cioè ha scoperto che noi abbiamo nascosto Angie in questa casetta. Quindi forse adesso dobbiamo trovare un modo per farla fuggire, Bear. Angie, che succede? No? Ma basta, no! Angie? Ancora? Mi sa di sì. Mi sa di sì. No, di nuovo! Oh, no, non mi dice... Ah! Ok, ok, non mi dici i tasti! Non mi dici i tasti! Non mi dici i tasti! Ah! Ok, ci sono. Sto premendo tasti a caso. Non so se la chiama. Chiamala! Ok, ok, ok. Ho trovato i tasti. Dov'è? Oh, eccola! Forza, 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 forza! Di sicuro sai che cosa sta succedendo, non è vero? Dubito. Dubito. Forza, 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 forza! Ancora? Sì, ancora! Forza, 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 forza! Sì, ok, le cose non vanno affatto bene. Basta. Ah, devo scappare in un'altra stanza per un momento. Va bene, va bene, va bene, va bene, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Ah, l'abbiamo chiusa dentro. Non è che... Che sta succedendo? Ok, io mi preparo con shift. Nel caso. Ecco appunto, ma perché la chiama? Ah! Dovevo scappare. Che sta succedendo? Verrò ucciso. Mi sa. Si è svegliata? Bear, cosa c'è? Angie, sei Angie, giusto? È ritornata... Ok, è ritornata indietro... Alla sua sanità mentale. Appena in tempo. Ah, giusto, perché lei aveva l'aveva sentito urlare. Sì, ma era colpa sua. Non è nulla. Ok. E quindi? Ora va tutto bene. Ah, ok, queste sono le parole del padre. L'Angie che noi conoscevamo ormai è morta. Anche se adesso lei comunque, come aspetto fisico, assomiglia sempre all'Angie di prima, in realtà è un mostro. Angie? Perché le cose sono diventate così? Io salvo. Allora. Andiamo. E quindi? Dov'è? E c'è qualcosa che non va? Ok, queste cose le avevamo già lette, quindi possiamo anche saltarle. Erano in un dialogo che avevamo già letto. E allora proviamo, non lo so, andare giù. Usciamo? Ah no, ok, non c'è bisogno di andare fuori. Questi qua non si possono leggere. E quindi che facciamo adesso? Torna su. Cosa? Che cosa? Non ho letto. Ah, devo certamente salvare Angie. Chi è che sta parlando? Non si sa. No, ok, sempre il solito dialogo. Proviamo, non lo so, andiamo di là. Che succede? Si è mosso da solo?
stai bene? Che cosa intendi? Sembri abbastanza stanco. Ah, giusto! Volevo della musica. Ok, mi ricordo. Forse se Angie canterà. Adesso dovrebbe andare a prendere il carillon, insomma. Quindi che facciamo? Stiamo qua ad aspettare? Che lei torni? Qui ovviamente è chiuso. O forse andiamo noi di là? Hai trovato? Sì, l'ha trovato. Ok. Ovviamente suona malissimo. Ok, eccolo qua, l'ha aggiustato. Oh, che cosa abbiamo ottenuto? Il ricordo del carillon? Ok. Questo l'avevamo già letto, quindi andiamo avanti veloce. Sì, ok, sempre il discorso là che avevano fatto sulla madre di Bear. Va bene. Sì, ok, abbiamo già letto. Che cosa? E quindi che facciamo? Va bene, quindi ce ne andiamo? Forse dobbiamo uscire adesso. Sì, adesso possiamo uscire. E allora andiamo di qua. Di qua, ok. Che cosa è successo? Ah, forse è l'incontro. Eh sì, giusto, è l'incontro per preparare tutto. I proiettili di argento. Devo stare attento. Non devo farmi notare. Oddio, che cos'è questa cosa? Controlli. Devo muovermi in modo furtivo per non essere scoperto dal padre e dagli altri tipi. Poi credo sfuggire. Frilly non vuol dire sfuggire, tipo. Momento, non sono sicura. No, così. Sì, fuggire. Puoi fuggire se ti trovano. Ma se... Va bene, ok. No! Ah, mi hanno visto! Ma dai! Ma cos'è? Ma no! Rifallo, sì. Forse devo aspettare che quel tipo la si giri. Aspetta. Ah, ma no, ma mi vede subito! Cosa devo fare? Momento. Se io, tipo, vado subito... Ah, ok, ok, ok. Se io sto qua dietro, non mi vedono. Aspetta. Suppongo di dover andare nell'altra stanza... questa stanza, aspetta. Proviamo ad andare di qua. No, qua non c'è nulla. Questo non lo posso prendere, no. E allora, usciamo. Che succede? Lampeggiavano. Aspetta. Aspetta. Adesso. Aspetta. Che dovrebbe arrivare anche l'altro. Esatto. Aspettiamo che se ne vada. Adesso. Vai qua. No! Mi ha visto! E invece no. Abbiamo preso? Sì. Proviamo ad andare a prendere anche
la capra, la pecora. Oh, no, abbiamo preso un pollo, va bene, dai. E adesso mi sa che dobbiamo tornare indietro, nello stesso modo. Quindi, per riassumere, è certo che il vampiro si trova nella foresta. Ok, abbiamo finito con le preparazioni. Non siamo molto preparati riguardo ai proiettili d'argento, ma... ma dovremmo essere in grado, insomma, di far qualcosa. Inizieremo la nostra missione domani. Mi raccomando, ricordatevi tutti quanti i vostri ruoli e siate pronti per domani. Domani? Ma aspetta! Aspetta... ma ci vedono! Ah! Ok, no! Da dove mi fai riprendere? E rifallo, ma da dove? No, vabbè, dai. Ripristino il salvataggio. Continua questo. Devo sbrigarmi finché non mi vede. Perfetto. Salviamo qua. Allora, con calma. Con calma. Adesso vai! Che cosa? Ah, giusto. E quindi che cosa facciamo con Bear? Ah? Va bene. Anche se si tratta di un quarto, sapete quanto può essere pericoloso stare con un vampiro tutto quel tempo. Potrebbe essere attaccato o qualcosa del genere. No, va tutto bene, lascialo stare. Se lui in qualche modo si metterà sulla strada del cacciatore, farò io qualcosa. Non dovete preoccuparvi di lui. Lui è soltanto nostro figlio. Sì. Ah, quindi loro stanno dicendo che io non valgo nulla. Non sono un problema, insomma. E poi lui è un Danfir? Ma i Danfir non sono figli di un vampiro e di un umano. Ma stanno parlando di Bear. Lui è nato nella famiglia dei cacciatori. Questo è il suo destino. Che cosa? No, è figlio di un vampiro. Che cosa è stato? C'è un rumore in sottofondo che mi inquieta abbastanza. Mi sta inquietando molto. Che cos'è? Salve. Che cosa? Stanno seguendo l'odore del sangue. No. Ma davvero? Devo scappare. Devo correre? Ok, ok. Ah! No, ho sbagliato strada. Ah! Ma passano in mezzo agli alberi. Ah! Ok, 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 ok. Ah! Veloce. Ce l'abbiamo fatta? Che cosa? Ah, ecco perché si è ferito. Giusto. Devo tornare indietro. Ecco come ha fatto a ferirsi. Andiamo a casa. Ok, giusto, lui arriva qui con il cibo, ma è conciato abbastanza male. E adesso sappiamo il perché. Va tutto bene, ma in realtà non è vero.
Stiamo mangiando in pace o... Che succede? Ah, beh, questo cibo è delizioso. Sì, credo di sì. La missione sarà domani. Domani, Angie. Ok. Calmati. È soltanto per quelle cose che ho sentito. E qui... Ah, ma possiamo muoverci. Ma devo andare a dormire o... No, non devo andare a dormire, beh, infatti. Che succede? No, non posso neanche andare di là. Ma scusatemi. Forse devo, non lo so. Rileggo questo? Ma l'abbiamo già letto. Sì, letto. Sì, anche questo l'abbiamo letto. E quindi? Ah no, nulla. Ma scusatemi. Ma di là non posso andare, non posso dormire, che facciamo? Scusate? Ma non posso fare nulla! Nell'inventario non ho niente. Questo. Può servire? Le cose che Angie mi ha detto quella volta. Le ricordo ancora. Ok, una persona che è forte è in grado di trovare la sua strada. Voglio crederci, ma... Perché è così? Sto facendo il mio meglio. E in ogni caso, sto... Cercando almeno di fare del mio meglio. Ma non sembra sia abbastanza. Devo fare sempre la cosa giusta al primo posto. Sto facendo soffrire Angie? Se è così, cosa dovrei fare? Cosa voglio fare? Voglio proteggere Angie, voglio essere più forte. Non lo so. Cosa? Ok, sto premendo spazio e c'è un campanello. No! No, devo scegliere! Ok, allora. Secondo me qua arriviamo ai finali. Devo scegliere se probabilmente non fare nulla perché non lo sa, se proteggere Angie o se essere più forte. Secondo me, questi qua sono tre finali diversi. Va bene, però direi di scoprirli nel prossimo episodio, quindi lasciate un mi piace, un commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!